Ragazzi, siamo arrivati al Belly Art. Ta-dan! Eccole ciao. Qua. Ciao. Ciao. Abbiamo Ornella e Claudia. Claudia. Benedetta. Eccole là. Benvenuti ragazzi. Grazie. Ma papi, non so se ti sei accorto cosa c'è proprio alle loro spalle. Aspetta, io direi una cosa. Io direi che Ornella adesso ci presenta tutto quello che fate. Ah, noi facciamo le cose meravigliose legate non solo alla gravidanza, perché facciamo i calchi del pancione per le donne incinta, ma anche le famiglie, perché facciamo i calchi delle mani, manine dei neonati, mani di fidanzati, mani di persone di una certa età, nonni con nipoti, una cosa meravigliosa. Cioè quello lì lo creano loro nel tuo pancione? Certo papi, è proprio il pancione questo è il calco di un pancione e all'interno ci puoi mettere, non lo so, una frase ricordo, lo puoi decorare, puoi fare anche le foto con un bambino dentro, papi, guarda, vero? Guarda, questo allora lo fanno con la pancia e con due arance, scusa. Scrivete giù nei commenti, secondo voi, che cosa faremo noi oggi, o meglio, soprattutto io, farò questo calco oppure farò il calco completo? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, ora non vi spoilerò nulla perché lo vedrete in diretta. Ornella ci porta nel laboratorio. Io già sono incantato perché cioè io qua vedo delle manine, guardate, non si tocca niente, non si tocca nulla. Questo ti piace, è vero che bello questo. Le manine potrebbero essere quelle di Baby Andrea. Ok, allora cominciamo. Ma cosa sta facendo con quell'acqua? Non lo so, Aure, andiamo a vedere, vediamo, alzate dirti su. Qua utilizzate acqua bollente. Sì, bollente ustionante. Per buttare le patate. Per buttare patate. E dopodiché queste bende che cosa sono? Queste hanno già una parte di gesso all'interno, vengono poi bagnate nell'acqua e quindi sono pronte per essere utilizzate. Sono morbide, analergiche. Dov'è la precisione? Mamma, sensazioni a caldo, a freddo? Ma allora io metterei un po' più di sale e rosmarino questo. Così almeno nel forno con tutto quest'olio sono anche gustosa, capito? È una bella mela finale. È arrivato il momento di farvela vedere. La mummia è arrivata. Guardate qui la mummia. Mamma Claudia tutta vestita di gesso. Ma cosa stai facendo? Baby Aspetta Andrea dov'è? Che... è dietro. Ma ti sei mummificata? Papi, mi stai facendo ridere. Qua si muove tutto. Cioè non lo so, ho paura che si sgancia. Mamma, ti posso dire che sembri con l'abito da sposa di quando ci siamo sposati? Cioè era così. In effetti sì. Ma ero così statuaria? Sì mamma, sei sempre statuaria tu. Comunque i complimenti qui vanno a Claudia e a Ornella che mi sta riprendendo. Cioè come fai a riprendermi mentre io riprendo? Vabbè. E Amy e Aurora, siete pronte? Sì! È il vostro momento, è arrivato. Dovete diventare delle... come si dice? Avvise. Tatuatrici? No, fasciatrici di mummie. Delle fasciatrici di mummie. Un pezzettino di bendate. Mamma, sei pronta? Sì, spero che non me la metta in faccia. Cioè, dovete dire che va messa qua. Vai, la benda. Forza, la mettiamo, guardate, la benda, la guardate, mamma. Qua. Dove gliela mettiamo? Qui. No, qua me la devi mettere, amore. Vieni. Wow. Brava Amy, bravissima. Adesso la stendiamo bene, facciamo un massaggino a Baby Andrea. Okay, brava vai. Amy. Questi li fai ogni giorno tu i massaggi, vero Amy? Tutto pieno di gesso, guarda. E certo, toccherà anche a me. Auri, tocca a te. Auri, via. Tocca a te, vai. Vieni. Allora, pezzettino a te. Si spacca tutto qui il gesso, brava. Vero Auri? Tiralo con le mani, tiralo. Brava, vai Auri, vai. Super. Bellissima. Super. Tocca a me. Quindi, scrivete giù nei commenti chi è stato più bravo tra me, Aurora e Noemi a mettere la benda. Quindi se Papà Salvo un cuore di colore rosso, se Noemi un cuore di colore giallo e se Aurora un cuore di colore verde. Oh mamma che sensazione. Aspetta. Ok, io le prendo. Io prendo qui. Apritela bene tutta. Okay. Vai, andiamo. Vai, cammina. Venite, cammina che se lo in faccia te la metto. Venite. Qua sotto. Bravi. Ah.
Ma è bellissimo! Bravo, bravo, bravo. Mamma mia, ma è stupendo! Va bene così? Piano, piano. Bravissimi! Bravissimo! Dai! Ce l'abbiamo fatta! Mamma, è bellissimo! Ragazzi, sono stato più bravo io, Dimetelo sui commenti. No, vabbè, ragazzi, un'esperienza veramente unica. Adesso guardate cosa sta facendo. Sta prendendo la sagoma corretta per arrivare a fare che cosa, mamma? Il calco perfetto di tutto il mio pancione. Eh sì, perché lei così ora prende bene tutte le misure e poi quando si stacca e lo va a modellare sa bene come e dove modellarlo. Ora si sta per staccare, papi. No, io lo faccio vedere. No, perché quindi, non vorrei stare no, così. No. Ragazzi, se volete vedere il calco staccato da mamma Claudia, quindi come viene, come la lavorazione e tutto il resto, allora raggiungiamo 5.000 like. E subito anche 5.000 like, intanto spolliciate immediatamente. Oh. E se siete curiosi di vedere la prossima parte di questo video, scrivete giù nei commenti sì, subito! E certo, mamma, non hai capito? Domani, ragazzi, ci sarà una live, collegatevi alle ore 17 e quindi vedrete tutto il resto. Ricordatevi anche di venire qui al Belly Art a provare tutte queste grandi emozioni e seguiteci anche sui nostri social Instagram e TikTok, dove vedrete altri video di questa fantastica creazione, perché non è tutto su YouTube, trovate anche sugli altri social, mi raccomando. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family. Papi, voglio vedere come mi fai il solletico ora. Voglio vedere proprio, guarda. Ma non si può fare il solletico. Cioè, proprio, lo voglio proprio vedere. Ma non si può fare, ma te lo faccio qua. Papi, no, fermo, che si stacca tutto, fermo. No, ferma, che non lo dobbiamo far vedere. Prima che mi smonto. Ciao. Aspetta, non te ne andare. Clicca qui per iscrivervi al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui per continuare a guardare il video della famiglia più pazza del web. Ciao.